Siamo con il presidente Massimo II, al termine di Provercelli Crotone 3-2 ci voleva grande sofferenza, ma una vittoria che vale forse anche più dei tre punti, perché conferma anche lo scontro diretto. Sì, come al solito la Provercelli non porta mai a casa i tre punti senza far soffrire tutti, però è stata una di quelle partite che almeno con queste conclusioni si vorrebbe sempre vedere, perché credo che abbia ripagato il costo del biglietto. Abbiamo avuto un numero di occasioni che non siamo riusciti a contare, comprese le ultime due con i tiri di Belloni e Scavone, che sono usciti di pochissimo. Credo che la vittoria sia ampiamente meritata, perché loro hanno trovato due gol belli e cose, ma nelle uniche due occasioni che si sono presentati nella nostra area hanno trovato due gol. È una vittoria che ci mantiene in vita, ci fa fare un passo in avanti, ma neanche stasera possiamo festeggiare, dobbiamo già pensare a Terni, perché non siamo per niente salvi, dobbiamo fare ancora tre partite ai 1000 all'ora, però io ribadisco lo spirito, la voglia è quella giusta, e poi al Piola possiamo mettere in difficoltà chiunque, quindi anche il Bologna, che pure è una corazzata, non potrà venire qua a fare una passeggiata. Poi abbiamo due trasferte altrettanto difficili, dello stesso livello, Terni e Trapani, però io sono convinto che in queste tre partite troviamo, non so dove, non so come, ma troviamo i punti per salvarci. Era importante fare i tre punti, soprattutto perché in questo momento la Pro ha il destino nelle sue mani. Si è parlato tanto in questa settimana rispetto al campionato dell'anno scorso, quando bisognava attendersi degli errori da parte dell'Entella. Questa invece la Pro Vercelli può decidere il suo destino, almeno in queste ultime tre partite. Sì, sì, noi dobbiamo giocarle tutte e tre per i tre punti, e poi sperare di portare a casa quelli che ci serviranno per salvarci. Adesso io non ho ancora guardato bene la classifica, ma non dobbiamo fare conti, dobbiamo pensare di andare a Terni e provare a portare a casa i tre punti, e dopo penseremo al Bologna.